Thank you.
Buonasera, buonasera Just, buonasera Kuma, Momo, Zipre, a montagne, Momo. E buonasera forse anche a God of War. Sì, ditemi sempre se tutto a posto perché, come dicevo l'altra volta, sto gioco, l'anteprima di OBS non è affidabile, quindi per me va a un frame ogni 10 minuti. Quindi. Però è una roba che a quanto pare non corrisponde all'effettivo stream. Io ho già dimenticato tutto, sono passati 2 giorni, ma sono passati, non dico dove già più come chi sono, come mi chiamo, buonasera Giorgetti, perché lo sto facendo. Ok, questa schivata, doppio clic fa la scudata, colpo caricato, ok. Momento figlio, un secondo, devo capire. Vabbè, What is it? impareremo morendo male di continuo. Bello però qua. There are runes written along the side. Ah, no, è un enigma di rotazione. What does it say? As we are, we two, we three. As I alone can never be. A riddle. Maybe there's a clue around here. Wow. Un enigmone di quelli proprio, eh. Ah no, devi pure trovare 3 pezzi mancanti, oppure no, chissà. Vorrei restare, ma il Final Fantasy Sounds che like mi maybe those scade. Mi runes should spiace be molto, turning. Giorgetti. Ma sti occhialetti sono nuovi? I miei? Ma ce l'ho da tipo 3 anni, credo. Sei un giocatore di poker professionista, no? Sono sempre gli stessi occhiali da almeno 2 anni. Oppure qualcuno in più, sicuro. Sei chiaramente pazzo, Giorgetti. Ma ti vogliamo bene lo stesso. Ma ha fatto scherzone? Those gears if you wanted to. Ma non mi dire, non c'ero neanche arrivato io. Still doesn't look like anything. Ah, devo pure fermare a farci il. Perché poi continuo a girare le altre. Ci ho fatto caso. Ok. Allora ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. In realtà due so già. Forse. Aspettare il prossimo treno. Mancato. Sbagliato tasto. Più un po' ci arriviamo. Runes say. Oh, it says family. That's not a clue. It's the answer. What I alone can never be. Right? Use your knife and trace the runes into the sand. Really? Kinsel. Something happened. Molto pratico come sistema di antifurto, devo dire la verità. It worked. I'm happy we met Brock, but I'm happier we're leaving this place. It is behind us now. What's that up there?
Boy. These tracks. A boar, maybe? Not sure. But I'll find it. Go. It is important for a warrior to keep his skills sharp. Vada voto. Scusa? No, il fuoco, cazzo. Poi non si capisce una ceppa di quello che succede, però. Cioè, da cosa lo capisco che ha chiamato altri nemici lui? Dagli attacchi che mi arrivano da fuori dallo schermo? Non potrei andare meglio. Meglio. No, vaffanculo, da che distanza mi ha colpito?
Allora, quanti cazzo siete però? A rompere i maroni a distanza, quanti? Che casino! Perché devi sempre chiamare altra gente a rompere i maroni? Perché non te la puoi fare? Sti nemici grossi non se la fanno mai uno contro uno. C'erano delle cure da qualche parte. Era di qua? No. Ma dove escono? Io questo non capisco, dove escono? Semplicemente arrivano? Gioco, vorrei minare lui. Uscia. Porca zozza. Basta. Stay out of his way, boy. Ah,
Buonasera Yachi. Ero, ero preso dall'amico. Attacco l'unico pesante, ostante attacco d'aria che concerti i nemici in raggio dell'esplosione. Ok, visualizza nel momento. Ok, io questo già mi sono dimenticato come si usano però. XP insufficiente, ok. Però l'ha messo qui. Come si usa? Con cosa si usa adesso? RT dopo l'attacco iniziale. Blocca un attacco continuato. No, questo però è il potenziamento. Cioè, questo adesso come lo uso io? Ah, tieni premuto LB più RT. LB più RT, madonna mia. Sta diventando Nioh 2, sta diventando. Sono 40 combinazioni di grilletti e dorsali. Buonasera, Monaco, buonasera. Quindi così. Ok. Vuoi rifare la manfina dell'arco un'altra volta? Remember, draw to your chest. Whose height is thick? But I hit it, didn't I? I did what you said and it looked like it bounced off. Could the boar be magical? What do you think? It looked weirder than any boar I've ever seen. Get after it then. Stay alert. More of those people? Something else. Some of the bodies are those weird dead things. Too. They must have been fighting. Però Carlos, le porte si possono anche aprire, non per forza sfondare, te la butto lì. Ok, però, però. Puoi fare come ti pare. Siamo in un paese libero. Ok. Un po' di roba nascosta ovunque qua. Che mi sono perso. Sono andato a rivedermi la battaglia contro Teseo di God of War 2. Roba seria, non senza scialberia. Giorgetti, se non fai il polemico, Giorgetti non è contento. Ehi, Gargressita. Come è arrivato convinto lui, oh. Attenzione. Sto derubando dei morti, vabbè, giustamente.
It's squeezed under that pillar. Giustamente non gli fanno niente, non gli servono più soldi allora. Cioè, Tony, posso spogliarti un collezionabile? No. Steady hand. Relax. Accuracy over speed. Oh, del popò. Do not lose it. Sicuro, sicuro. Allora, allora. Attenzione a una nebbia, che si chiama una nebbia mistica. Boy! Where are you? Hurry, father! E il labirinto di Medusa, cos'è? I found it! Please hurry! Io sto premendo X, ma me lo fa chiamare quando vuole lui. Atreus! Wait for me, boy. Father, over here. Atreus! Non risponde, è morto. Pazienza. What did you do? I'm sorry. Atreus! We didn't know he belonged to anyone. He doesn't. He's my friend. The boy was following my command. Then help fix this. Hold here, please. Hold, I said. He's losing blood. The last of his kind in all the realm, and you shoot him. You needed food? Target practice. Target practice. I'm so sorry. Keep that pressure on. The blame is mine. I should have kept a closer eye. Will he die? I will not let him. You, the arrow cut a tideway inside him. Find both ends and hold them tightly. Start with the left side. Grab it and hold. Now the right side. Hold it tight. Good. Now pull them together. Line them up. So now, focus. You're a witch. I can't finish the healing here. My home is just beyond the tree. You will carry him. He must not die. Good. He seems stable and calm for now. Greythaw. This way. E portiamo in giro il cinghiale. Bello qua, però. Molto bello. That bow is a little big for you, isn't it? My mother made it. Boschetto del santuario. I've never seen you in these woods. Ma il santuario delle gambe del fuoco? She's dead. Bei colori qua, bei colori. We're taking her ashes to the highest peak in the realms. Ashes. È l'ennesima sezione di camminare con loro che chiacchierano, vabbè, però. Sorry for your loss. Ci tocca evidentemente. We're here. You live in a tree? Not in it. Below it. E' Gandalbro Deku. Allora, nasce una tartaruga, come l'ha detto. E' la grande Atwin. Is he friendly? Boy. I promise you, he's safe.
Ma pure i cervi, cervi con le corna blu sono roba tua, perché cioè, ti devo dire una cosa. Bello lui. O lei, eh. Non posso camminare se non in diritto in avanti, eh. Ci ho provato a spostarmi di lato, eh. Devo seguire il percorso predefinito. You live alone? It's better this way. Yeah, my father doesn't like people either. Boy. Well, you don't. Hold him still before he hurts himself. Good. Shh. Easy. Rest now. I need two more things. Fresh red root grows just behind the house. Can you pull a cluster? What else? I know you're a god. Not of this realm, but there's no mistaking it. He doesn't know, does he? About your true nature? Or his own? That is none of your concern. The gods of these realms don't take kindly to outsiders, trust me. I know. When they find you, and they will, they'll make things difficult. The boy will want answers. That will be my problem. Whatever you're hiding, you cannot protect him forever. But you're right. Doesn't concern me. I also need lamb's cress. Do you mind? It's a white petal flower in my garden. Just a handful. Fine. Lamb's cress. Ma sarà mica tipo... Ma sono pesci questi? Un pesce a spiedo. Come va? I like her. I mean, she lives under a turtle. You are too open with her. We do not know if she can be trusted. She hasn't tried to kill us. Yet. Proprio quel cinghiale dobbiamo cacciare, quello c'era, Giorgè, non è che... Non è esattamente una situazione di libero arbitrio sto gioco. Fosse stato Zelda avrei capito di scegliere proprio quello, ma qua uno ce n'era. Poi io qua mi... Qua, cioè, ci possiamo restare, cioè è un bel posto. Qua c'è pure il fiume. Sì, stiamo portando le ceneri della mamma che devono essere, credo, disperse in cima alla montagna o qualcosa del genere. Lamb's crest, good. Have you the red root as well? The boy is searching. Perhaps he could use help. Please, the salve is nothing without both ingredients. Ma che correre, Kratos, no? È cattiva educazione di correre in casa. Ok, come non detto. Would this help? I dropped it? When you were chasing the animal. What's wrong with me? If I lost it, then... You did lose it. I'll take better care of it from now on.
No, ho detto torna da Treus, sono più di Ferrellino, meno le regole, le indicazioni dei giochi, lo sai. Sono uno spirito libero. How exactly what I need. So he's gonna live? Yes. Then we are leaving. Wait. Not without thanks. You want solitude? This mark will hide you from those who might make your journey difficult. Luina. Non posso giocare con lei, no? There's a shortcut below the house that leads safely out of these woods. Follow this path down, then head towards daylight. Okay. Will we see you again? As much or as little as you like. Now get out of here. Come boy. This underground passage should put you back on your path. Ah, adesso abbiamo anche la anche il GPS, ok. Wait, and take this. You can use it to orient yourself and navigate the world. It will always steer you towards your goals. I see a boat. Nightmare! Ma cosa? Ma uno non si può distrarre un attimo. Ma come cacchio li dovrei evitare, ma questi, scusa. Devo ok, non sono. Mom used to tell me about them. Didn't think they were actually real. Nightmares. Yeah. They give people nightmares. Or they are nightmares. I don't remember. I wish I could ask her. È quello sbagliato, ho colpito. Sto spostando. E perché? Ma è la barca questa, no? Do not touch the water. Why? Do you know what is under the surface? No. It's pitch black. Then do not touch the water. Era per prendere sto coso? Per questo? This may be something we don't have. Tutti a fare saputelli qua, eh? Tutti. E che diamo?
Quella è la barca, ok. Ma 7 argenti. Fa ottenere un bonus di vita. Ok, quindi aumenta la vita di 4. La vitalità di 4, che non so quanto corrisponda in salute effettiva, però. Mentre abbiamo questo. Quello che non riesco a capire io è che questi sono quelli che fra cui posso scegliere, giusto? Quello in quello, come si dice, equipaggiato e quello in alto? Ok. Invece questo non si è capito cosa fa, però. Un ricordo della mamma defunta di Kratos. Non riesco a capire cosa faccio. Premi LB più P per attivare. LB più B per attivare. Sto cominciando a confondermi tra troppe cose. Quindi è un consumabile? E mo? L'ho consumato? Ha un cooldown? Avrà un cooldown, immagino. Non puoi proprio entrare tanto in realtà, ok. Quindi me ne vado e c'è uno scrigno lì però. Vediamo. Ma la barca è navigabile? Now we'll get to the mountain quick. I just can't believe I'm here. Doing all this. There was a time I thought I'd never leave our woods. Not even my own beds. You are not to blame for your sickness. Oh, I know. I guess I'm just saying. Mi posso fermare solo dove vuole lui? Non posso scendere da questa barca prima di... No. Posso ormeggiare solo dove piace a lui? E quindi a te come ti prendo? Sono moderatamente convinto che ci dobbiamo tornare prima o poi qua, quindi magari con delle abilità extra o qualcosa del genere, però un po' mi ruga. Ma come ci si arriva? Cioè, abbiamo una mappa un po' più chiara di questa? No, ovviamente. Ah, non aveva attraccato. Okay. Giusto, voglio essere sicuro che non lo posso prendere adesso, che è sotto il ponte, no? Sotto il ponte di baracca, oserei dire. Questo è un altro di quei cose che non ci posso fare niente, quindi beh, direi che mi sono dato una risposta, non posso fare niente. Ah, questa è l'uscita della strega, ok. Come non detto, diciamo che pure sta roba qua prima o poi dobbiamo aprirla, quindi sì, dai, ci torniamo qua. Pigliamo la barca. There's the mountain. Look how close we are.
We flow into seawater. Insomma. How do you know? Do you not smell it? If that smells the sea, the sea stinks. Look at that. It's Thor. Thor, god of thunder. Figo. That's right. I never thought you'd listen when Mother spoke of the gods. I seldom did. Did she speak of one who could feel no pain? Oh. That sounds like Baldur. Baldur. An Aesir god. Son of Odin and Frigg. And Odin is... Già sono qui? Quante ore? Quante ore saranno? Quattro? Tre orette l'altra volta e mo sì, quattro orette circa. Beh, perché non mi snebbia sto posto? Oh. Vabbè, andiamo al faro. I see something just sitting there in the middle of the lake. La voce di lui, sì, la voce di lui è figa, sì. I see rooms there, in this chest. Can't quite make it out. Giusto, hop hop. It reads: sacrifice your arms to the center of the water. Awaken again the cradle of the world. What? Throw our weapons into the water? Guess that won't be a problem for you. Are you gonna do it? Trovi bene in normal e lo alzare dopo un po'. Non sono a normal, sono a quella subito sopra. La penultima di quelle che ti presenta lì. Sono d'accordo. The beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it. That building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it, and who knows how long. You know of that serpent? He's one of the giants. He's so big, he's wrapped around the whole world and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looks pretty big to me. Oh. Okay.
Ho cominciato ad aggiungere le icone un po' alla volta. Questi sono i moli. Ok. Bella morte. Baia di ferro. Good. I was hoping we might explore a little. Posso mettere un segnalino? Tipo qua. When we wish Ah, to ok. continue our journey, we know to return here. Questa? No. E questa? Qua? C'è una bandiera. Isola della morte. Cosa mai potrà andare storto? Qua c'è l'acqua, non ci possiamo andare. E che qua questi propizi segni nella roccia. Hey, look, a torch. A torch is built with wood. That is a brazier. A brazier. Looks like there's something written on it. Want me to read it? Kavekia. No, la prossima volta non leggi più, eh. Te lo dico senza più. Perché sono duri questi. Dove sta? Ah. Ma That was good. Right? No. What is that? A spirit. It's talking to us. And it hears you as well. Don't be shy now. You're dead? You're very perceptive and reckless. Take caution when lighting these braziers. Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery Sì, sono spugnosini i nemici, ma mi immagino che più avanti, quando potenzi le armi, la cosa migliore. Most are able to move on from this realm, but we lucky few are stuck here in Midgard. Until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, Spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Non vedo perché dovrei tenermi quell'altro, scusami. Aspetta, questo non arriva. No, ART. Madonna, è tutto un po' troppo convoluto. Perché devono essere sempre. Perché devono essere 40 menu e sottomenu. Tanto ci vuole a fare una cosa che si apre ai lati per far capire che stai facendo. Non lo so, sembrano sempre un po' troppo complessi per fare il menu figo. Allora, ma qua c'è uno scrigno però, io vorrei aprire questo scrigno. Mi stai dicendo che non so ancora come si aprono? Me lo segni sulla mappa in qualche modo? Favori completati 0 1. Questa è la regione però, non è il posto specifico, no? Indicatori appunti. Questione, esplora le isole del lago.
cominciano a diventare un po', un po' iconopoli. Vabbè, mi sta bene finché mi fa giocare. E abbiamo finito qua? Ah, che beh. E mamma non diceva come si faceva ad aprirlo, no? Deve essere che mamma non era utilissima. Bravissima donna, però. So, I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Things. They have no needs, only wants. Questa è l'isola della morte? Sì, questo? Torre di Niflheim? Feels wrong to ignore them. We will get over these feelings. Ah, c'è il molo qua. Mom would have wanted to help them. What was that? Chi era Mameda? Non lo so chi è Mameda. E se si sapeva, diciamo, giocando gli altri God of War, non ti posso aiutare. No? Ah, è una Santa Barbara, praticamente. Da far esplodere cose. Artefatti. Vabbè, questi sono tutti collezionabili. Kabekia! Well, worth a shot. Ok. Qua mi sei piaciuto. E qua? Non sono rune norrene queste, effettivamente. I bet I could figure it out. Ok. Ah! Salve. Forse non è stata un'ottima idea. Minchia, livello 6. Madonna la salute che c'hanno. Vabbè, non si fanno niente, c'è un po'. Cioè, sta scendendo un po' almeno. Un minimo sindacale. Ci veniamo dopo qua. Ho questo sentore che ci veniamo dopo. Vabbè, non toccare niente, Atreus. Ci torniamo un'altra volta. E il problema, cioè, al di là dei nemici spugnosi, è che ti ammazzano con un colpo, quello diventa stressante. Non puoi proprio sbagliare. Cioè, potrei pure stare qui a incarognirmi per un'ora, ma non mi sembra il caso, onestamente. Ok, c'è il simbolino della sfida con l'accetta qua. Lotta. Come i Pokémon, una lotta Pokémon. Torre di guardia. Torre di guardia, ci sono i testimoni di Geova, chiaramente. That's some statue. Who built it, you think? I do not know. Bene. Molto utile è stato arrivarci qua. Immagino che prima o poi ci sarà modo di scendere in acqua. Perché o so scemo io, non c'è modo di salire qua. Sostituisci nella torre di Muspelheim. Vabbè, facciamo che andiamo dove mi vuole far andare, dai. Abbiamo già divagato troppo. Comunque nei prossimi giorni mi toccherà buttarmi con violenza su Yakuza 4, che pare lo tolgano a fine mese dal pass, quindi
Almeno lui lo vorrei, almeno quello lo vorrei finire. Gli altri mi toccherà comprarli, però. Quindi... How long do you think this has been here? A very long time. No, speedrunnarlo no, però giocandolo abbastanza spesso ce lo portiamo a casa, eh. Fuori live ho provato a fare quel minigioco del dojo di... It would seem. Finiamo prima di... If it isn't the bearded beaver, it is sad seed. Have I got something for you too? Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here, I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. Deci l'ho già visto, perché forse quando ci giocava qualcuno. Test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Oh, tratti bene però, Brock, eh? Complimenti. Dicevo, ho provato a fare il minigioco del dojo di Saejima, lì quello che devi addestrare i lottatori. Lì. I primi due o tre li ho fatti con più o meno lisci. Il quarto mi sono rotto le palle dopo un'ora di tentativi e passa. Poi sono andato a cercare in perfizio una guida per capire se mi fossi perso proprio qualche dettaglio del gioco. E tutte le guide che ho visto dicono preparatevi a, insomma, ripetere la milione di volte perché sto tizio è troppo una pippa. Cioè l'IA del tizio quando combatte nell'arena non attacca mai, sostanzialmente. Lo puoi addestrare per quanto ti pare, ma poi piglia un sacco di schiaffi perché non prende mai iniziativa. E ho detto, beh, lasciamo stare. Allora, cioè, ci abbiamo provato. Non c'ho voglia di insistere. You rust around like that everywhere? Yeesh. No. Catch! The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the portali? Of the world tree. Viaggio rapido. Shortcut between the realms. Era quello che cercavo. Never see him out in the world. Use it to get back to me quick. But it's only one way. Ah no. Back here in ah, torna alla forgia. Okay. Do, never, never. Ever, never, ever throw yourself over the edge of the path, lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that. All right, what'd you break? Io ho fatto 3 ore di Monster Hunter, ora devo ricominciare a forgiare cose. Ok, Leviatano. Aumenta la forza, risorse richieste. Non ce l'ho. Perfetto. Artiglio. Yeah, boy. Non ho le risorse. Oh, you make up your mind? Pomo dell'Ash. Puoi equipaggiare la tua arma con un pomo. Cioè, un pomo aumenterà le statistiche fino a vantaggio 11 in base alle azioni con i combattimenti. Possibile potenziare i pomi e migliorare le statistiche. Non ho le risorse sufficienti. Perfetto. Okay. Talismano. I talismani hanno effetti utili che possono aiutarti nel combattimento. Puoi potenziare ogni cosa e diventare efficace durante il tempo di ricarica di alcune capacità. Non ho le risorse sufficienti. Fare 3 l'artiglio, volendo questa sì, ricarica più in fretta le frecce dell'artiglio. Però. Poi ne riparliamo, Atreus, ne riparliamo. Ok, armatura busto. Direi questa. There's quality material. Raid you're going might last a day. Ah, proprio 7 di armature. Porca miseria, mi aspettavo sto livello di configurazione. Questo ammazza la fortuna, aumenta la forza. Questo aumenta la difesa e però smorza forza e fortuna comunque.
Non lo so ancora, ci devo pensare. Armatura di fianchi, no? Queste sono nuove entrambi. Facciamo questa. Quanto me ne pentirò che tanto poi gioco 10 un'oretta e trovo roba migliore subito. È uno dei motivi per cui non compro mai le cose dei mercanti io nei giochi. La guarigione. Possibilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione della ricarica ogni lancio di precisione a segno. Ho capito un terzo di quello che c'è scritto in quella frase. Probabilità elevata di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione della ricarica quando si segue un fendente del boia. Ma davvero devo ricordarmi i nomi delle mosse io adesso. Probabilità di attivare un vantaggio che conferisce una benedizione runica ad ogni lancio di precisione a segno. Fendente del boia. Fendente del boia sarà l'attacco caricato che ho preso con l'ascia, credo. Però costa uno sfondo di argento. Vedo che non ce n'è uno che aumenta soltanto. Sono tutti un pochino di qua, abbassa un po' di là. Tutto abbassa la difesa in sto gioco. Ma che cazzo? Non della forza. Prendo te. Quando la vita di Kados scende a livelli critici si attiva una materia invulnerabile per alcuni secondi. Conferisce un breve aumento di forza quando la vita di Kados scende a livelli critici. Questo mi abbassa ancora la vitalità, però no, direi di no. Ma perché no? Perché c'è già un altro. Io al momento non ho niente di equipaggiato, no? Ok. Incantesimi pure. Un incantesimo che aumenta la vitalità di 3. Un incantesimo che aumenta la ricarica di... Ma che cazzo è la ricarica? Il tempo d'attesa? Il cooldown è la ricarica? O la ricarica delle frecce di tizio? Potere unico di 3. Un incantesimo che aumenta la fortuna di 5. Che vuol dire tra l'altro? Cioè aumenta... Per sempre? Ma spendo già troppi soldi, poi ci torniamo. Vendi artefatti. Ok, questi li posso vendere senza come si dice, non utilizzabili per altro. Ok, vendo tutto. Ok, abbiamo fatto i soldi per comprare l'incantesimo. Prendo questo. E quindi? Best of luck with all the rampaging. Ma tu non potevi potenziare quelle cose? No, giusto, potenziare sta roba qua. Non potevo fare niente. Mi mancano i materiali. Che ammagliacciato. Sorry you wasted my time. Sì. Sto fingendo di aver capito. No. L'incantesimo, addo sta? Sono scemo io che non ho capito l'incantesimo che ho comprato dove lo vedo. No, il talismano ha sostituito quello che stavo usando prima. Ok. Ma l'incantesimo continua a non trovarlo, eh. Mi sento cretino. Però possiamo potenziare qualche abilità pure. Vediamo. E questo è fendente del boy. Ok. Abbiamo almeno capito. Dopo un lancio d'ascia di precisione, punti deboli e colpi alla testa. Premi Y durante il boy. Ah sì, questo l'abbiamo già letto l'altra volta. Quindi per lui i colpi di precisione, se lancio di precisione, sono quando con l'ascia io colpisco un punto debole o la testa del nemico. E lo puoi fare solo con gli attacchi normali, non con quelli caricati. Io sto usando sempre quelli caricati che congelano. E non mi è mai capitato di fare sta cosa. Se lo lancio lo stacco corpo a corpo, inducendo danni da zero.
Mira e tieni premuto il reattivo e caricare la Leviathan e caricare l'esplosione dell'impatto e infligge danni da gelo. Prendo questo. E basta, perché mi sono rimasti due spiccioli. Quello che continua a segnarmi roba nuova. Ok. Ma sta roba poi la potrò vendere, forse? Va. Poi con calma me la studio, magari fuori live, sta cosa. Allora, sì. E mo? Da qui posso andare da qualche parte? No, posso andare solo ad altri portali adibiti. Quindi posso uscire da sto posto. Beh, bello e bello il posto. Che gli vuoi dire a Brock? Scusami, scusami gabbiano, è per la scienza. Aspettavo un achievement o qualcosa. What is this? Ah, è un corno? A horn. Here's the end. Can we blow into it? Without knowing the outcome? Well, we usually push every button, pull every lever we see. Outcomes we can predict. No. This is something else. We must develop your instincts. I knew it. We are blowing the horn. No. We are testing your resolve. I have resolve. A bunch of it. Questa festa è Kratos, terza volta? È la buona. I won't blow into it if you don't. Bravo, bravo. Psicologia inversa. Passivo aggressivo, bravo. Questa è una bella arena per un boss, tipo. Volendo, eh. Il mio problema con questo gioco per il momento, ma spero che migliorerà, è che non riesco. Lo sapeva. Non ho ancora modo di farmi in mente quando sono diventato più forte come personaggio, contro i nemici e contro il resto. Quindi spero che si capisca giocando. Adesso si sente più sicuro in battaglia, ora aiuta a casa attaccando i nemici quando ne ha l'occasione. Nella stazione abilità per affinare le sue capacità. Ma chi gliel'ha chiesto? Senza l'automira e il tiro. I tiri di precisione sono un problema. Bello. Non volevo, mi è scappato, ma va bene così. E l'altro è il tasto per lo scudo, porca miseria. Ah, questi scoppiano da morte. Potevo capirlo prima. Okay. Nella sezione abilità, dice lui. Cioè, attacchi con attacco a distanza, scontro ravvicinato, Leviatano, squartiglio. Sarebbe? Ma non. Ah, ok, adesso sono tirato con i nemici. E questo già ce l'ho, credo. Vero? Sì.
Potrei prendere, volendo, se avessi esperienza, aumenti i danni delle frecce degli attacchi da mischia. Quando Atreus strangola un nemico, puoi seguire una combo se Kalos Falcio colpisce il nemico lontano. Fai vedere? Dicevo... Oh, che figata questa. Atreus può sferrare una serie di attacchi stordenti quando i nemici sono nelle vicinanze. Ok. Con calma, Atreus, con calma. Verrà il tuo momento. Kavikia! Well, worth a shot. Faceva ridere la prima volta, Atreus, eh. Faceva ridere la prima volta, poi basta. Cioè, è diventata un po' complicata la faccenda. Prodo, torre di guardia. Non c'eravamo stati qua noi. No, eravamo stati qua, credo. Torre di guardia, non c'eravamo stati. Ah no, c'eravamo andati, ma non si poteva fare la mazza. È questo? È questo prodo qua? C'erano venuti da sotto ed era, non c'era l'ascensore? O no? No. Chiaramente non era questo. Questi li odio non poco, Questi li odio proprio, non riesco a... Forse basterebbe alzare lo scudo, forse basterebbe alzare lo scudo. Cioè, potrebbe essere così stupida la cosa. Potrei ricordarmi di avere uno scudo ogni tanto. Dove sto, mo? Ok. Che senza l'auto aim colpire i nemici con la sciabba, con l'ascia non è esattamente facilissimo. C'è un motivo se gioco le robe di precisione con mouse e tastiera, eh. C'è un motivo. Vediamo. Ok. Peggiori del gioco. Ok, qua devo trovare questi tre simboli però. Ah, la deve prendere lui. Una mappa del tesoro. Dove stiamo però? Dove l'ha segnato il tesoro? Negozio. Guarda che non puoi ruotarla sta mappa. Mi dà i nervi. Non sapete come. Questa è la camera nascosta che abbiamo visto all'inizio del gioco. Trovi il luogo della mappa del tesoro. Obiettivi.
Madonna santa, 40 cose, stick diverso ogni volta. Ecco, durante il fiume a caccia con Atreus. Questi sono quelli completati, però. Ok. Parla con Brock. Ah, qua forse. Esplora le isole del lago. Prove, no? Mappa di regno del cacciatore. Mozzongnir, sovrano di uomini e bestie. Sono venuto nel suo regno per scoprire se si sta procura se si sia procurato gli ingredienti per forgiare l'armatura leggendaria. Ma ho trovato solo morte e sofferenza. Lascio questa offerta per coloro che hanno sofferto per il renano. Un incantesimo raro, una lega di Leptr, 5 pezzi d'acciaio Svartalfheim temprato, 6.000 argento. E quindi? Mappa. Era l'altro tasto. Però ci arriviamo. Sono ciecato io che non ho capito qual è la mappa del tesoro qua. Non vedo icone di tesori. Obiettivi. Mappa. Opzioni. Va bene. Lo capiremo con calma. Devo abbassare sti cosi perché non posso colpire i... Ah, lì forse. Ma non ci posso andare lì. Questo non è colpibile da qui, no? Ah, aspetta. È abbassato solo quello? Ho l'impressione mia. No, pure quell'altro lì. Ok, la terza campana mi manca. È là la terza campana. Ah, devi farli pure in tempo rapido. Buonasera Bruce. O nell'ordine giusto. No, in tempo devi farli? Non benissimo. Buonasera anche il Maria. Buono, perché non l'ha preso? Vaffanculo. No, stavolta è andata malissimo, non so perché. Ho fatto prima che sembrava fattibile, invece adesso ci sto mettendo un secco. Ah, questo continua a girare, a un certo punto abbassa. Quando ha smesso di abbassare risale da solo, no? Sì. Ce n'è qualcuno più alto di altri, forse. Conviene fare prima? O no? Porca miseria, quanto lo odio quello in fondo, facciamo proprio quello per primo. Dai, Kratos, porca miseria. Vedi che mirare con lo stick non è arte mia. L'ho sempre detto. Vabbè, siamo qua fino a stasera, fino a domani, sapete, come vanno queste cose. Ok.
Ma da quell'ultimo lì, che nervi. Oh. Ce l'abbiamo fatta. Tutto sto sbattimento per... Ah, ok. Ok. Notto beddo. Ma qua invece ci devo venire dall'altro lato? E buttare la catena? Immagina me l'anno scorso giocando in cloud con il DualShock 4. Vabbè, il DualShock 4 che problema ha? Col cloud capisco. Latenze e cose del genere. Non so se è già stato scritto, ma video e audio sono leggermente fuori sincrono. Belli ragazzi, non so che facci. No. Non ricordo mai come la risolviamo sta cosa, ogni volta mi dimentico. Mi sta passando la voglia proprio ultimamente, c'è sempre un cazzo ogni sera. Non riesco a ricordarmi come la risolvevamo sta cosa le altre volte. No, e ora l'hai detto, Bruce, metti la sua responsabilità. Non è che dice non è un problema. Adesso l'hai detto, è un problema. È diventato un problema. L'hai fatto diventare un problema. È che non riesco, non ricordo, avevo trovato una soluzione a sto problema. Era semplicemente far ripartire lo streaming. Non mi ricordo onestamente. Proviamo così, non ve ne andate, torno su. Allora, non so se così è migliorato o peggiorato, non ricordo se era questa la soluzione in realtà. Ma se non è, se non si è aggiustato, stavolta veramente va attaccate. Non capisco se è un problema di OBS, del plugin per NDI o quello che è. Cioè non, è uno di quei problemi che non capendo nell'origine non saprei risolverlo alla radice. Belli sti cosi. Finché così più o meno indolore. Ma si curano? Che aggressivo pure tu però. Ma figurati pure, si è fatto bene. I still can't read these. Ah già è vero, sono sempre quelle rune streute. È qua che abbiamo. È là che abbiamo pure. What is that? It smells awful. Poison. Volevo andare più dall'altra parte però. Perché sei andato avanti, maledetto.
No, senti, senti Ciccio. Porta pazienza. Non gli fa niente il veleno. Al ragazzino, scusa. Che qua cosa ci abbiamo? È una porta. L'armadio di Narnia, no? Look, it's the world serpent. He's so much bigger than I imagined. Oh, look, he bit Thor. Or will bite him. Looks like. Eh? Ah, è un altro collezionabile. Ok. Va bene. Vedi Gogol, buonasera. Ci tocca. Ci tocca. Oh, un gioco. Che è successo? Qui abbiamo qualche problemino. Affatto inquietante il suo screen. È collezionabile di una certa importanza. Hey, it's a fragment of a language cipher. You should look for more like this. Questo è Tomb Raider però, eh. Cosa sto guardando? Io però se mi tiro. Aspetta. Se tolgo l'ascia c'è il veleno qua. Però posso colpire questo? No? Posso salire qua? Oh, what were those things? They smell awful. Your mother called them scorn poles. Poison magic. She was the one who showed me. No, questa però è la strada giusta, la strada per proseguire questa. What? It's just funny to think of her teaching you something. Yes. Ma sembra un portale di qualche tipo, però non capisco se non mi ci fa non mi ci fa fare niente. Mi manca qualcosa da accrocchiare là dentro, forse. Qua dove va invece? Ah, giusto, è B la scalata, non è A. Continuo a premere il tasto sbagliato. Ah no, ti torna indietro qui? Che palle che devi girarti come vuole lui finché non ti dà il prompt. No, qua siamo tornati dove stavamo prima, no? O no? Sì, decisamente sì. Ho colpito tutto, Gogol. Ho colpito sta roba qua, ho colpito quella roba lì. Non... Questa dici? Ma ne ho colpite un 40 al piano di sopra, non sono servita a niente. Se questa serve a qualcosa, è pessimo game design. No. Ok, non fa niente. Vabbè, ci servirà qualcosa più avanti. Qua il gioco ha dei tentennamenti di frame rate, chissà perché. Cioè, io se guardo qua non posso scendere. Devo fare così e poi posso scendere. Vabbè. Hai ragione tu che te devo dire.
Sure is foggy here. Another dwarf. Should we... No. He is of no consequence. Excuse me, but, how did you come by that, axe? That is my concern alone. And, il fratello di Brock. I won't dispute that. I know that blade. It was one of ours, but, we didn't make it for you. Step aside. I can't. See, the woman we made it for, I was, well, I am quite fond of her, and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her. It was my mother's. She left its father before she died. Face dead? Ma Face si chiamava? I'm very, very sorry to hear that. She was a fierce warrior. And a good woman. Okay. I will make improvements to the axe. But nobody asked you to. Well, it's true, but knowing your mother, she would have insisted I repair that act of vandalism perpetrated against her axe by my brother. I knew it. You are Brock's brother. The other half of the brand's here. The blue one is your brother. Yes. Though my talents are vastly superior. No boast. I swear to Freya. Do not undo his work. Improve upon it only. Yeah. But can you put it down over there? Si è frizzato di nuovo. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Continua così, non so che dirvi. Io non so se è un problema di God of War o di cos'altro, ma se continua così... No. Me lo gioco da solo. Filthy. Okay, then. I will just... Oh. Oh. Esagerato. Oh. Oh, is that dried blood? Oh. So, what were you working on? Oh, that. I call it the Sky Mover. Just up that mountain waits a treasure trove of rare resources. Once I mine it, I'll need a way to bring it all down. And you know how to fix it? Not even a little. Ma cosa? I can do whatever you need. Ora il negozio è speso di piede della resurrezione. Questo piede di resurrezione per far sì che Atreus rianimi Kratos in caso di morte. Ah, ok. Ci sono diversi tipi di piede di resurrezione, ma Atreus si è fissato perché ho riavviato OBS e Google non ha fatto tutto da solo. Atreus può trasportarne solo una alla volta. Per acquistare una pietra di resurrezione di tipo diverso, devi prima rimuovere quello equipaggiato usando in combattimento vendendolo in negozi. Ma loro ne hanno una sola, quindi. Una pietra magica risuscita Kratos con una piccola quantità di vita. Premix quando Kratos muore. Atreus lo rianimerà. Si può portare una sola pietra di resurrezione per volta. Vabbè. Non vedo perché non dovrei comprarlo. Una pietra magica risuscita Kratos, una piccola quantità di vita. Bla bla bla. Che già me l'hai detto tre volte. La vedrai qui. Ah, ok. Va bene. Ma mi puoi servire anche a fare qualcosa di utile tu? No. Master Atreus, how may I serve? Una cosa che potevano mettere con tutta questa interfaccetta qui, un simbolino che diceva lo puoi fare il potenziamento, no? Senza che io entro qua dentro, devo controllare se lo posso fare o no. Potrei fare questo, piazza spalla, imperio di cinghiale,
Lo potenzia, aumenta la forza della difesa. Non è troppo caro come potenziamento. Continuo ad avere il dubbio di capire se questa cosa mi conviene farla. Sto sprecando solo risorse e che poi ne trovo una migliore. Anche se mi pare che non trovi armi e armature, le fai solo costruire, giusto? No? Dove siamo qua? E che stiamo facendo? Non lo so. Niente più. Cacchio sta l'amico che spara le... Oh, i nemici alla distanza sono letteralmente la cosa più irritante di sto gioco. Di gran lunga proprio. Che non sa mai da che lato stanno. E Y invece? Ah, per parlare. Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke her native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, Egen Vigum Hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. Ma questo? Finirò per rimettere l'auto-aim perché è veramente un dramma colpire da sé. Ma dai, pure durante l'animazione ti colpiscono. Madonna, più spugnoso, no, tu? Interrompimi pure. Go!
posto. Che c'era venuto a fare qua? Enemies ahead. Ancora. Lo sta. Ah, salve. Ma dove sto andando io di preciso? Non capisco mai dove sto io. Ah, sono questo io. Perché ci sono le icone che coprono il triangolino di Kratos, che non è esattamente bellissima come cosa. In più non puoi ruotarla, quindi a volte non è esattamente chiarissima. Ah no, Kratos è questo simbolo qua. E quel triangolino cos'è allora? Ah, è la direzione in cui è girato? Credo. Vabbè, andiamo a caso dai. Perché a farci già troppi problemi. Questo è invalicabile, chiaramente, non ci sono i simbolini qua, mentre là sì. Oh, c'è uno scritto. Sono worm, quelle bestie lì. I can't tell. Are we getting closer to the mountain? We are. No, le vecchie! No, le vecchie, no! Maledette vecchie di merda. Ma sto riuscendo a fare la strada giusta comunque, anche se non ci voglio venire? Qua il framerate è morto. Non benissimo, gioco. Non benissimo. Aiuto! Ah! Siamo un attimo nell'ingiocabilità più totale qua, Non so cosa cacchio gli è preso, ma... Se non si ripiglia. Si è impallato tutto di nuovo. Vabbè. Vabbè, bella gente, è stato un piacere. Direi che con God of War abbiamo finito. Stavo con Twitch. Riusciamo a tornare live per i saluti almeno? Ok. Dicevo, non si può andare avanti così. Non so se è un problema di God of War. Allora sti cazzi, non riesco a capire perché, ma non saprei nemmeno come fare a, come si dice, ad arginarlo, a limitarlo. Non capisco, quindi me lo gioco per cavoli miei. Da domani in poi vi beccate tutti i giorni Yakuza, quindi volenti o nolenti, finisce così. A domani in teoria forse ce lo duro, non lo so però. Ma se dobbiamo fare sto sbattimento ogni volta, no. Il problema è che è capitato una mezza cosa pure con Tiff ieri, quindi non lo so onestamente. Io voglio sperare che non sia una cosa frequente. Pure ieri abbiamo avuto un punto in cui abbiamo dovuto frizzare tutto e riavviare OBS. Quindi boh, non lo so, vediamo. Se non si risolve, tanti saluti. bella gente, scusate. Perdonate la rottura di palle e lo scazzo, ma purtroppo va così. Ci becchiamo nei prossimi giorni, dai, alla prossima.